Abbandonate le bandiere, la politica irpina cerca di fare sintesi sull'alta capacità e di portare all'attenzione del governo giallo-verde e del ministro Toninelli le osservazioni di un'intera area. Siamo alla vigilia di un fatto epocale e per questo questo fatto epocale non può essere un problema della stazione Irpinia. Questa stazione Irpinia deve essere il passaggio, la fase di passaggio verso la Puglia, e allora vorremmo essere tranquillizzati dalla regione Campania, dalla regione Puglia, che hanno partecipato, perché io ricordo bene che a Grotta Minarda noi abbiamo ospitato non soltanto il ministro il 15 dicembre 2014, i due presidenti di regione, proprio perché questa non è l'opera della provincia di Avellino. E allora vorremmo essere tranquillizzati, uno, che la progettazione definitiva sulla parte che da Ariano e dalla stazione Irpinia va verso Orsara sia una progettazione definitiva che abbia le risorse e che vada avanti, soprattutto in termini di realizzazione. Ha fatto molto bene la città di Ariano oggi a convocare questo Consiglio Comunale su due temi che sono strettamente correlati, quello dell'area vasta con quello della stazione Irpinia, perché i due temi non vivono senza l'uno senza l'altro, poiché se la stazione è un'infrastruttura indispensabile, noi abbiamo anche bisogno di ripensare il sistema produttivo, economico, culturale, civile di quest'area così importante, intorno alla quale quell'infrastruttura diventa necessaria e diventa una leva fondamentale. Ad Ariano il Consiglio Comunale allargato e convocato in seduta straordinaria ha avuto questa fondamentale funzione: riunire le posizioni, evidenziando che la stazione Irpinia non deve essere il punto terminale del progetto. È il tratto successivo a preoccupare, quello dove si deve ancora definire l'iter progettuale della galleria che va dal Cervaro alla Puglia. Savignano adesso rientra in una fase successiva, perché il tema di oggi riguardava l'arrivo, diciamo così, dalla parte tirrenica verso quella che poi è definita la stazione Irpinia. La questione poi successiva sarà quella che adesso è in una fase preliminare, e che è quella di collegare la stazione Irpinia all'Adriatico. Savignano credo che abbia un ruolo fondamentale, perché così credo anche Zungoli, come anche alcuni paesi della Puglia, avranno quella famosa galleria, o meglio c'è l'ipotesi dello studio di questa galleria lunghissima che poi da Orsara, anche per motivi tecnici e quindi per abbandonare la grande frana di Montacuto, dovrebbe attraversare i nostri territori. Il deputato arianese 5 Stelle Generoso Maraia rifiuta l'invito e affida ad un video su Facebook la sua posizione. Sono falsi problemi per distogliere l'attenzione su quelli seri, come il lavoro che manca e le emergenze ambientali. E in chiusura aggiunge: dicano che i passeggeri per prendere il treno non useranno la stazione Irpinia, bensì dovranno andare ad Apice.